tornate sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un po' di acquisti, quindi stiamo parlando di beauty, serie, cose che ci piacciono tanto. Non vi farò il video per quanto riguarda i regali di compleanno, perché di regali di compleanno e beauty ne ho ricevuti veramente pochi, perché sono appunto di gusti molto molto difficili e nessuno osa assolutamente fare un regalo, perché sa benissimo che sono molto molto noiosa, anche se io i regali non li disdegno. Quindi ho avuto tantissimi regali in carta e poi anche regali utili, tipo il pigiamino che indosso oggi, perché il pigiama è l'unica mia gioia oggi. Oggi ho le brugole girate perché sono sotto il Marchese, quindi la giornata è già partita storta, quindi appena sono tornata a casa dal giretto di oggi mi sono messa il pigiama, ho detto ma chi se ne frega se faccio i video in pigiama, perché tanto siamo tra amiche e amici. Però vi faccio vedere solo una cosa, make up, perché mi è stato regalato anche del make up ed è stato il regalo del fidanzato, quello ve lo farò vedere. Tutto il resto sono tipo una sottospecie di autoregale, sfizi, acquisti pazzi, sapete come sono fatta. Bene, direi di cominciare subito da Yves Rocher e anche da Amazon. Allora, su Amazon ho acquistato qualche prodottino make up perché era in super super offerta, come per esempio l'ultimo fondotinta uscito, Accor Parfait Nude di L'Oreal, questo con 1% di acido ialuronico nella colorazione 3-4 light medium. L'ho acquistato su Amazon perché su Amazon l'ho trovato a 14,90€, quindi un ottimo prezzo. Negli altri posti dove l'ho cercato costava più di 15€ e non mi andava di spendere, visto che comunque io fondotinta non li uso praticamente mai, però questo qua siero fondotinta mi ispirava tantissimo. La colorazione sembra molto molto scura, ma in realtà non lo è, perché poi si fonde benissimo sulla pelle. Bisogna andare a provare tutte le colorazioni, perché online, ragazzi, è veramente difficile scegliere. Io inizialmente ero orientata su light, molto light, tipo 1, 2, 2, 3, ma ragazze, secondo me era color cadavere. Questo invece è perfetto e sono contenta di essere riuscita a beccare la colorazione giusta. E poi grazie alla segnalazione di Laura del canale Laura P, che lei ha acquistato questi ombretti. Io di solito non acquisto mai gli ombretti mono, perché poi chissà dove finiscono nel dimenticatoio e non riesco mai a trovarli e utilizzarli, poi quando li ritrovo non mi piacciono più. Questi sono ombretti in olio e io ho preso 3 colorazioni. Ho preso questa, si chiama ombretto infuso con oli, ho preso questo che è tipo un bianco shimmer, li ho già provati, sono molto molto scriventi e confortevoli. Devo dire che sono dei make up, sono degli ombretti da make up veloce e con il dito, perché col pennello fa un po' di fallout, invece con il dito si fonde proprio con la palpebra e dura veramente tantissimo. Poi ho preso anche questo marroncino che col pennello, ragazze, si vede bene, ma non così come nel pot, si sfuma molto molto bene, dura anch'esso tanto, ma con il dito, ragazze, è proprio questo color cioccolato bellissimo. Li ho trovati al prezzo di 5,90€ e poi ho preso uno color pesca che dentro anche all'interno le pagliuzze d'oro, molto bello, molto versatile. Il pack è un po' tipo cheap perché è in plastica, però sono molto comodi e utili da portarsi in viaggio senza pennelli, vi truccate con le dita, vi viene un make up super super. E poi mi era arrivata un'email se volevo testare questo prodotto. Io non mi sono candidata e sono andata subito su Amazon a comprarlo, e sto parlando del siero che ormai è spopolato in un anno e secondo, giustamente, della Garnier antimacchie alla vitamina C con niacinamide e acido salicilico a 3,5% non solo di vitamina C, ma la formula complessiva di acidi è di 3,5%. Mi ispirava moltissimo e ho voluto dare fiducia a Garnier, perché le maschere in tessuto mi piacciono molto e quindi i sieri secondo me sono formulati bene, almeno nelle maschere, quindi ho voluto dare una chance ai sieri. Li ho trovati in prezzo lancio, questo è il pack, lo trovo anche utile da utilizzare in questa stagione perché all'interno contiene l'acido salicilico, quindi è uno sfogliante un po' più strong, ma comunque utilizzabile più in stagione invernale.
E tanto che c'ero non mi sono fatta mancare assolutamente anche il siero, l'acido ialuronico e aloe vera. Non che sia particolarmente entusiasta per l'attivo aloe vera, perché effettivamente dentro non è che chissà che estratti, e comunque costa 10 euro, ma come vi ho detto ho voluto dare fiducia a queste nuove uscite di Garnier proprio perché mi piacciono molto le maschere in tessuto. Sicuramente questi due sieri li potete per ora trovare solo su Amazon, io li ho trovati sotto 11 euro, li metterò in uso presto perché sono comunque prodotti utilizzabili in questa stagione. Questo è l'aloe vera acido ialuronico, comunque sapete che io l'acido ialuronico lo utilizzo come base per tutti i sieri. Poi i brochet, vabbè, qua ci sono i cataloghi, sapete che io sono la presentatrice consigliera di bellezza. Questo giro è da tantissimo che non acquisto dei brochet, ma mi ispirava tantissimo la nuova uscita di appunto i brochet, carta 1, 2, 3. E sto parlando di questo siero fortificante anti-pollution Elixir Botanique. So che era uscito anche con una rivista, c'erano dentro 30 ml, questo è un 50 ml, la rivista la pagate 2 euro, questo lo pagate quasi 20 euro, ma vabbè, 99% di ingredienti naturali, attivi bioderivati. Allora, questo in teoria dovrebbe essere un sostituto di City Detox, per quello che mi ha detto la mia amica Laura. Io comunque non vado nel negozio e come consigliera di bellezza non ho letto le specifiche, perché ultimamente non sto dietro a niente, però anche dal pack e tutto mi sembra proprio uguale al City Detox, solo che la boccetta è molto diversa, è molto più bella all'interno proprio delle gocce in sospensione. Il City Detox io lo utilizzavo in estate come crema, a sostituzione della crema, almeno qualche anno fa, perché quest'anno non l'ho utilizzata perché mi sono munita di una crema vera, però qua dice che è un booster. Secondo me va molto a imitare il Mineral 89, che ho scoperto che non è un siero ma è un prodotto da mettere prima del siero per andare appunto a fortificare la pelle e potenziare tutti gli altri attivi. Lo proverò, vi saprò dire. E poi è da tempo che volevo provare anche questo concentrato bifasico sempre di Vrochet, questo è quel siero bifasico che va a nutrire, illuminare e a uniformare l'incarnato, e lo vendevano a un prezzo speciale insieme al siero lifting ultra concentrato al collagene. Io sono sicura di avere questo già nelle scorte, quindi se mi piace bene avrò due sieri da utilizzare con grande piacere, se non mi piace lo rifilo comunque a mia madre e lo regalo. Sono molto molto curiosa, e quindi siamo a quota di 1, 2, 5 sieri già, va bene. Poi sempre di Vrochet mi sono fatta ingolosire di questo tonico, lozione levigante alla calendula per pelle mature. A parte il pack che è stupendo, ma poi io adoro follemente la calendula, e quindi un tonico levigante a lei viene a casa con me. E poi ho preso un set latte intenso corpo nutriente con burro di karité per pelle secche. Sapete che quando arriva la stagione fredda io vado in fissa con il burro di karité ovunque, e era in set con questo pottino che è SOS zone secche per il corpo. Io ho intenzione di utilizzarlo sui piedi e sulle mani, proprio in postazione comodino vicino al letto. Ha una buonissima profumazione, in passato non so quante ne abbia consumate, 3, 4, 5 confezioni, perché mi piaceva proprio tanto. Piace moltissimo anche ad Andrea perché ha una buonissima profumazione, va a idratare, a nutrire, elasticizzare. Per le mani è fantastica, ma anche per i piedi, e poi ha proprio un buonissimo profumo. E con i Vrochet, ragazze, abbiamo terminato, non ho fatto grandi spese perché sapete che sì, mi piace il Vrochet, però non così tanto. Poi un altro acquisto, un altro regalo della farmacia di Vigorit. Vi avevo detto che avevo intenzione di acquistare qualche prodotto, c'erano tantissimi sconti su tantissimi prodotti. Io necessitavo assolutamente di creme viso perché delle mie scorte ne ho 2 o 3 e sicuramente non mi bastano, visto che ne faccio fuori al mese 2 creme/3 creme viso tra quelle giorno e quelle notte, quindi devo rimpinguare. Infatti nei prodotti finiti vedrete che ho finito parecchie creme viso, e quindi ho approfittato di prendere queste due creme che erano in super super offerta. Perdonatemi, non mi ricordo assolutamente i prezzi perché questo ordine l'avevo fatto, beh, ce l'ho in casa già da 10 giorni. Ho preso la crema Comfort ultra ricca di Ossitan
con 25% di burro di karité. Di Occitan non ho mai provato niente, ma so, ho sentito tantissime persone dire che l'Occitan ha una profumazione di karité spaziale, e quindi ho deciso proprio di puntare la crema per il viso, super ricca, super nutriente. Non vedo l'ora assolutamente di provarla. E poi ho voluto provare anche una crema di Vichy, trattamento nutritivo per la pelle secca, arricchito con sfingolipidi e oli vegetali, infatti specifico proprio per pelle secca, molto secca, sensibile e ipoallergenico, della linea Nutrilogy One. 50 ml di prodotto, quindi conoscendo Vichy, già piacendomi comunque bene o male tutte le creme, ho voluto provare una versione più ricca. Ho voluto provare anche quella Aqualia, ma non lo trovavo, e quindi ho preso questa, curiosissima. E poi come detergente ho deciso di riprendere, perché l'ho già utilizzato l'inverno scorso, mi era piaciuto tantissimo, questo è stato riformulato, struccante integrale pelle sensibile 3 in 1 sempre di Vichy, latte detergente tonico e struccante occhi per pelli sensibili. Mi piace sempre sempre tantissimo, ragazze, strucca gli occhi, strucca il viso, estremamente morbido, ma non è un latte detergente, è proprio una via di mezzo tra un latte detergente e un'acqua micellare come texture. Non brucia gli occhi e lascia la pelle super 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 morbida, coccolata, confortevole. L'ho ripreso subito, infatti l'ho visto in offerta. Poi ho ripreso ovviamente questo prodotto che ve ne ho parlato e vi ho detto che mi piace tanto, e quando un prodotto mi piace tanto vado subito a ricomprarlo, detergente crema schiuma idratante per pelli normali e secche di CeraVe, 236 ml, l'ho preso da tenere in scorta perché è un detergente che mi piace, fantastico, di questo ne abbiamo già parlato. E poi ho preso 3 oli corpo, perché su Farmacia Vigorito, ragazzi, trovate sempre delle offerte spaziali anche sugli oli di Taffy, ma visto che ho ancora qualche olietto di Taffy ho voluto provare questo, e ho preso olio di mandorle dolce, il profumo di erbe mediterranee per tutti i tipi di pelle del marchio Mandorli. Sono 300 ml di prodotto, l'ho pagato circa 6 euro, ragazze. Per viso e corpo rigenerante, ricco di acidi grassi insaturi, oleico e linoleico, acidi grassi, fitosteroli, interessantissimo, non vedo l'ora di coccolarmici. Poi olio di mandorle dolce al profumo di Zagara. Io non so che profumazione ha la Zagara, però mi ispirava un sacco. Poi c'era anche Tiare, c'era la vaniglia, ma sapete che vaniglia e Tiare non sono le mie profumazioni preferite. E poi c'era in super super offerta questo olio detergente della Nux Bio. Io sto già utilizzando il siero di questa linea. Infatti questo è un olio detergente sia per il viso che per il corpo con i semi di chia, certificato Bios Organic Vegan Made in France, 200 ml di prodotto, ma era in super super sconto, certificato anche EcoCert, se non sbaglio 6-7 euro, infatti ho detto vabbè, per 7 euro possiamo anche provare questo prodottino qui, non so ancora come lo utilizzerò per viso o corpo, però tanto che c'ero l'ho preso. E poi vi avevo anche anticipato che avrei preso le ampolle. A questo giro ho trovato in super 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 offerta questi qua di Vichy, la versione sfogliante al glicolico, infatti si chiama Lift Active Specialist Glico C, ed è questa la scatola grande, perché all'interno troviamo 30 ampolle, quindi 60 applicazioni, 2 ml ad ampolla. Solitamente queste ampolle costano tantissimo, io le ho trovate a 21 euro. Indicate per macchie scure, segni dell'età, colorito irregolare e mancanza di luminosità. Sapete che io faccio il trattamento esfoliante a cavallo tra autunno e inverno, e ovviamente utilizzerò questi tipi di ampolle, poi insieme a un detergente esfoliante, tonico esfoliante, sapete che poi ne parliamo. E dopo aver fatto un trattamento esfoliante con queste ampolle e tutta la mia routine, assolutamente voglio provare queste ampolle. Le ho trovate in super super offerta, ma anche queste costavano un po', per tutti i tipi di pelle di Endocare. Sono ampolle rigeneranti intensive, sì, ampolle rigeneranti, formula intensiva,
cosa dice? Anche questi sono un po' le fortificanti perché all'interno contengono il Growth Factor Technology, fonte naturale di rigenerazione cutanea con proprietà antiossidanti e riparatrici per la pelle. Agitare prima dell'utilizzo. Questa è la stessa linea della crema viso che sto finendo, della quale vi ho già parlato. Sono 40 ampolle mattina e sera. Adoro, non vedo l'ora di provarla. A questo giro Farmacia Vigorita non mi ha lasciato nessun campioncino, si vede che erano sprovvisti da campioncini, ma è così, perché ragazzi adesso me ne sono resa conto che ho una scatola intera piena di campioncini. Adesso comincerò a regalarlo un po' alla mia amica, perché io odio utilizzare proprio i campioncini, è una cosa che proprio non mi viene andare a prendere i campioncini. Poi vi mostro due regali. Il primo regalo è di un mio amico, è un regalo di compleanno, ovviamente in questa busta verde si può benissimo intuire di cosa stiamo parlando, di un profumo. Vi ho sempre detto che non sono amante di profumini, però ci sono dei profumi che mi piacciono, quelli di nicchia, per esempio la danza delle libellule. È lo stesso mio amico che ha la profumeria che me la regala. Questo giro mi ha regalato Acqua dell'Elba, classica donna. L'ho sentito in campioncino, lui è già da un po' che cerca di individuare quale profumo mi aveva colpito, e poi ovviamente me l'ha regalato. Boccetta fantastica, è un profumino veramente buono, femminile, però non da donna matura, da donna vissuta, è proprio delicato, buonissimo. E all'interno troviamo anche altri campioncini che danno di solito in profumeria. E poi il mio fidanzato mi ha fatto un regalo da Sephora, vi ho già spoilerato tutto su Instagram, non ho resistito. Quest'anno mi sono fatta regalare non la classica Natasha Denona che mi faccio regalare sempre, ma una palette di Pat McGrath, e infatti mi ha regalato la Divine Rose 2. Guardate che packaging, ed è solo il packaging esterno, poi ha questo gancetto, si apre e c'è la palette. Pesa un quintale, ragazze, e si sente che è un prodotto luxury. Mi hanno colpito tantissimo i colori duochrome di questa palette, che purtroppo né in video né qua sicuramente renderanno. Guardate, ah sì, forse un pochino sì. È bellissima, guardate questo, questi due sono pazzeschi, mamma mia. Penso un quintale e questo gioiellino non vedo l'ora assolutamente di provare e pacciugare. È una nostra tradizione, ogni anno a mio compleanno mi regala una palette dei miei desideri, e quest'anno i miei desideri erano un po' ai cost. Bene, gli ultimi prodotti che vi volevo far vedere ovviamente sono prodotti che ho acquistato da Attigotà. Sono andata a fare un giro perché avevo il buono del 20% di Attigotà. Sono andata in realtà per cose utili, perché mi serviva un disgorgante e ho preso quello della Lysoform, che puntualmente nella borsa si è rovesciato, c'era una puzza incredibile, cioè ho cominciato a perdere, non so, non era avvitato bene, era fallato, non lo so, quindi non ve l'ho neanche portato. Ho preso quello e poi ho preso anche un altro prodotto sempre utile, questo Subito Efficace disincrostante forte per pavimenti sanitari, profumazione neutra, agisce senza aggredire, biodegradabile. Questo mi serve per andare a disincrostare, scusatemi, abbasso il water, perché si era rotta la cassetta interna, quindi è stato fermo per una settimana. Poco male, perché abbiamo due bagni, però nel frattempo che hanno cambiato i tubi e la cassetta è sceso tutto il calcare, cioè è uno schifo, è rimasto tutto impattaccato che non va via assolutamente neanche con la candeggina. Voglio provare con questo prodotto, tanto che c'ero, ho approfittato di prendere cose utili che c'erano in offerta. Ho preso il Bio Repair per il bioma, combatte e prevenire i problemi gengivali, visto che per non farmi mancare nulla questa settimana mi si sono ritirate, infiammate le gengive, sono diventate tipo quasi viola e un'afta all'interno del labbro. Adesso sta passando per fortuna, ma causa stress. Poi Parodontax Ultra Clean, sempre per le gengive che sanguinano. Poi ho preso due balsami labbra, perché ne sto utilizzando a vagonate, causa mascherina, anche se la mascherina un pochino protegge, però
per andare a comunque reidratare le labbra durante la giornata. Ho preso questo aroma latte e miele, difesa naturale, che non lo conosco. Poi ho preso le mandorle di Equilibra, sono stick che tengo qui da portare comunque nella borsetta, non sono stata lì a prendere i miei stick del cuore, perché i miei stick del cuore sono quelli appunto da farmacia. Poi ho preso due saponette, ho preso questa della Green Pharmacy, Manuka Honey with Olive Oil, ovviamente profumazione prettamente invernali, e poi ho preso il sapone di Marsiglia Mani, Corpo e Viso classico con olio di oliva idratante e saponificio veneziano, molto molto buono il profumo. Poi ho ripreso la Casting Cream Gloss senza ammoniaca, trattamento colorante cioccolato extra dark, perché appunto all'interno ha anche riflessi leggermente rossi e voglio andare a tonalizzare i miei capelli, perché ormai la tinta si è scaricata, mi è rimasto comunque un bel colore ma ho voglia di dare una botta di luminosità. Poi ho preso gli assorbenti Laurella Cotone Bio, ho preso sia questi giganti che sono ideali anche per il periodo post parto, quindi sono belli lunghi, belli spessi, io li utilizzo di notte, mi trovo benissimo, cioè non utilizzo questi però utilizzo questo genere, almeno così sono sicura e non mi sporco. E poi ho preso ovviamente questi qua da giorno con le ali, cotone bio, costavano poco. Poi per Andrea ho ripreso Fonte di Natura Pino Silvestre bagno schiuma, questo è il suo preferito, tanto che c'ero detto dai lo prendo perché mi sono dimenticata l'ultima volta, che brava fidanzata. Per me ho preso bagno crema alla calendula per pelle delicata e stressata, anche questi sono 750 ml, a scorso giro ho preso quello al karité e questo giro alla calendula, non volevo farmi mancare nulla. Poi ho preso la pasta del capitano protezione con propoli, l'ho preso per Andrea perché si porta il colluttorio al lavoro anche, a casa usa il Paradontax, non sia mai, e per me ho ripreso appunto il colluttore gengiva e muschio, era anche in offerta, con acido ialuronico e per il bioma, aiuta a combattere i batteri, causa di alitosi, infiammazioni, parodontite, favorisce l'equilibrio del cavo orale. Con l'acido ialuronico, questo lo conosco, mi piace tantissimo e quando sono nei momenti proprio estremi questo mi aiuta tanto. Poi ho preso il sapone al limone antiodore mani, questo ho intenzione di piazzarlo in cucina perché in cucina ho finito l'ultimo saponcino che avevo in scorta e volevo riutilizzare sempre qualcosa di agrumato perché mi dà più l'idea di cucina, di pulito, tanto so già che Andrea poi lo utilizzerà anche come sapone per i piatti. Abbiamo utilizzato una volta, non mi ricordo di che marca, del DM, che è quello simile a pH Bio, che era il limone ma sgrassava da Dio come sapone piatti, quindi nulla si spreca a casa mia. Poi cercavo tantissimo le creme corpo, ma ragazze, oggi non ho trovato niente che mi piacesse di creme corpo, non c'era nulla di interessante, c'erano delle cose che ho già provato, quindi mi sono voluta coccolare solo con questi due prodotti perché uno l'ho visto sul canale di L'Aiuto, la Lucia, ciao tesoro, crema multiuso, l'olio di argan viso, corpo e mani, 100% biologico, insomma l'olio di argan di Leocrema, c'erano anche i barattoloni grandi ma non sapendo se mi piace Leocrema come crema corpo, ho deciso di prendere queste piccoline e sempre piccolino ho preso vellutante viso, corpo e mani con olio di rosa. Erano in offerta, costavano tipo 1,40 euro, quindi perché no provare solo questo. E ho finito. E niente ragazze, spero di esservi stata utile, che il video vi ha tenuto compagnia, scusate se oggi non sono saltellante pimpante ma sono sedata dall'antidolorifico per il Marchese, spero comunque che vi ha fatto piacere rivedermi, ci sentiamo giù nei commenti, io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!